Festival Internazionale del Cinema di Salerno, 73esima edizione, dall'Istituto Santa Caterina da Siena a Mendola, per la programmazione del corto Usura, in compagnia di un grande protagonista del cinema italiano che ci onora con la sua presenza. È sempre un piacere straordinario averlo con noi, e che sarà anche uno dei protagonisti del cortometraggio che verrà ora programmato. Beh, sicuramente l'argomento è nobile, insomma. Noi attraverso questo corto, così come in altre circostanze, cerchiamo di gridare aiuto, no, contro questa piaga che c'è dell'usura, e come se poi in Italia non ci fossero altre piaghe, insomma, e quindi lottiamo per le cose giuste. Purtroppo noi però possiamo farlo in maniera innocente, in maniera attraverso quello che è spettacolo, facciamo diventare un monito verso appunto queste cose orrende, cerchiamo comunque una via d'uscita. Allora, intanto buongiorno, grazie per la presentazione, troppo gentile per le parole. Sì, è stato un grande onore, intanto perché ho avuto il privilegio, come già in un'altra occasione, di lavorare accanto a Massimo Bonetti, che insomma è un'icona del cinema e della TV italiana, altrettanto con il produttore, con Gianni Pagliazzi, che è un amico, e quindi diciamo lavorare in un contesto così è stato un po' come essere a casa e lavorare con persone splendide. Vincenzo Procida è stata una scoperta, perché sono un regista giovane che non conoscevo, è stata una magnifica esperienza, perché poi soprattutto quando si tratta un tema così delicato, usura, e viverlo, almeno per quanto riguarda il corto, dalla parte dell'usurato. Quindi io ero questo, insomma, padre disperato, come tanti purtroppo casi in Italia che debbono ricorrere a questa ultima, diciamo, spiaggia drammatica per poter tirare avanti e tirare a campare, perché oberati dai debiti, diciamo, ti permette, come il mio lavoro fa spesso, di poter renderti conto realmente di quello che poi accade, no? Di vivere tante vite e di provarle sulla propria pelle. Spero, ci auguriamo che questo corto, come già è successo, che sta vincendo molti premi, mi diceva il nostro produttore Gianni Pagliazzi, possa smuovere ancora di più, no? E sensibilizzare chi di dovere, soprattutto, mi permetto di dire, esponendomi un po', le banche anche, a essere più vicini ai cittadini, più vicini alle persone che realmente hanno bisogno di aiuto, e non metterli di fronte ad un muro, perché poi quello è quello che accade, che ci si trova di fronte ad un muro, come verrà raccontato tra l'altro nel corto, che una direttrice di banca mi dirà: non abbiamo la possibilità di darle il prestito di cui ha bisogno, perché si richiedono troppe garanzie che talvolta, appunto, quando si è in difficoltà non si hanno, no, se no non si sarebbe in difficoltà, e quello poi ti porta a dire: come faccio? E alcuni purtroppo ovviano poi per l'atto più estremo, che è quello più drammatico, del suicidio, altri si infilano in questo tunnel nero dell'usura, che, dal quale poi uscirne è veramente complicato. Quindi ci auguriamo davvero che questo corto sia di aiuto e di supporto per chi ha bisogno. Usura nasce, diciamo, da un'idea cullata un paio d'anni. Poi ho avuto la fortuna nella mia vita di conoscere il dottore Pagliazzi e la R Production, che mi hanno dato la possibilità di poter realizzare questa storia. Usura vuole essere una storia fuori dagli schemi, fuori dall'ordinario. Siamo abituati a vedere queste storie come Gomorra, Suburra, dove la criminalità viene messa al centro, dove i cattivi diventano i miti moderni, i miti di oggi. Invece nel mio film la presenza dello Stato è silente e pian piano riesce a sconfiggere la criminalità, come dovrebbe essere alla fine nella realtà. L'usura è un dramma, l'usura è una malattia che ti consuma dentro. Amo definire la malattia perché l'usura colpisce la mente. Infatti nel mio cortometraggio il protagonista sarà vittima non di una classica usura tradizionale, ma di una usura psicologica che porterà al consumare il protagonista lentamente.